anche alcune espressioni che per il significato sono vicine ai verbi di impedimento e di rifiuto sono seguite da subordinate completive introdotte da quin e da quominus. Vediamo alcuni esempi. Un'espressione che rientra in questa categoria è preterire non possum quin, non posso fare a meno di, come in questa scena del video Cicerone e la candidatura al consolato. Ut nunc se res abet, per come sta la cosa, cioè per come vanno le cose ora, non potui, non ho potuto, preterire, fare a meno, quin scriberem ad te, di scrivere a te. Un'altra espressione simile alla precedente è facere non possum quin, alla lettera non posso fare a meno che non, quindi non posso fare a meno di. Tamen, tuttavia, scrive Cicerone ad Attico, facere non possum quin, non posso fare a meno di, quotidie meas litteras ad te mittam, di inviarti ogni giorno una mia lettera. Traducendo alla lettera, non posso fare a meno che io non ti invii una mia lettera ogni giorno. Il soggetto della principale, non possum, io non posso, è lo stesso della subordinata completiva introdotta da quin, che io invii, mittam. Per questo, in italiano, abbiamo tradotto la completiva introdotta da quin con di più infinito, nella forma implicita. Concludiamo con l'ultima espressione formata da abest, terza persona singolare dell'indicativo presente di absum, composto di sum, e i neutri paulum multum nihil. Paulum abest quin, poco manca che, multum abest quin, molto manca che, nihil abest quin, nulla manca che. Consideriamo ancora un altro esempio tratto dall'epistolario di Cicerone ad Attico. Nihil abest quin, nulla manca che, sim miserrimus, che io sia molto infelice. Non manca nulla a che io sia molto infelice, a che io sia al colmo dell'infelicità.